Userò i primi 10 minuti per dirvi quali sono le ragioni che hanno portato i fisici a sostituire la fisica classica, che è quella che tutte le persone di media cultura conoscono, con la fisica quantistica, che è quella cosa che pochi conoscono perché non è mai insegnata. Allora, breve riassunto, cos'è la fisica classica? La fisica classica è quella che avete studiato nelle scuole medie, o se c'è ancora un corso di fisica a farmacia, vi è stato insegnato. Cioè si fonda sostanzialmente su una concezione della materia come un oggetto inerte. Cioè si suppone che la realtà fisica è formata da una collezione, da un insieme di corpi materiali, smontando la materia, in ultima analisi, gli atomi e le molecole, caratterizzati dal fatto che sono oggetti inerti, cioè non hanno il libero arbitrio, non hanno la coscienza, sono inerti, obbediscono, dice la parola stessa, al principio di inerzia, che significa? Che per cambiare il proprio stato di moto qualcuno gli deve fare qualcosa, cioè gli deve applicare una forza, deve o spingere o tirare. Se questo non accade, la materia non si muove. Quindi la materia è fondamentalmente inerte ed è inoltre analizzabile, separabile in parti, ognuna delle quali può essere in principio isolata da tutte le altre, cioè ogni corpo è in principio isolabile e quindi studiabile in sé, indipendentemente dalle connessioni con altri. Le connessioni con altri sono fondamentalmente le forze, cioè è una società, fatemi usare adesso un termine sociale, fondata sugli individui che si relazionano l'uno l'altro con l'uso della forza. Non so se questo modello vi ricorda un qualche modello sociale, comunque questa è la fisica classica. Se un corpo è isolato, ci sono un certo numero di variabili fisiche che intrappolate dentro il corpo, che non possono più né entrare né uscire, e quindi si conservano. Quindi c'è un certo insieme di principi di conservazione, sempre dell'energia, dell'impulso, del momento angolare. E questo è il caposaldo di questa struttura. Cioè, se voi vedete nella natura, supponendo che la natura obbedisca a questo insieme di leggi, se vedete nella natura qualcosa che si muove, andate subito a guardare dove è la forza che determina questo movimento, e se non la trovate, voi dite che c'è qualcuno che sta imbrogliando. Questo è l'insieme. Adesso, questa concezione, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, si scoprì che aveva al suo interno una grave e insanabile contraddizione logica, per cui doveva essere abbandonata. Io mi concentro più su questo che sul fatto che fossi in disaccordo con i fatti sperimentali, perché in effetti il disaccordo con i fatti sperimentali non è così grave. Come diceva giustamente Einstein, in caso di disaccordo tra teoria e fatti, cambiate i fatti. Invece, se c'è invece una contraddizione logica, è quello che va buttata via, è insanabile, non ci potete fare niente, dovete cambiare. Per cui la contraddizione logica è più grave del disaccordo con i fatti. Questo è un punto di vista che gli sperimentali non condividono, naturalmente, ma io faccio il fisico teorico, quindi ognuno difende la specificità della propria professione. Allora, qual era questa contraddizione logica? Questa contraddizione logica venne scoperta in modi diversi da persone diverse, però il modo che mi piace di più è quello prodotto non da un fisico ma da un chimico, quindi ci avviciniamo più alla vostra professione, dal chimico Walter Nernst, nome che probabilmente avete sentito nominare, che è autore di importanti scoperte in chimica, ma fu lui uno dei padri della fisica quantistica attraverso il suo intervento sul problema dei calori specifici dei solidi a bassa temperatura. Che cosa è il calore specifico? È la quantità di calore che uno deve dare a un corpo per aumentarne la temperatura di un grado, in maniera da affinché diciamo si abbia una standardizzazione dei corpi di riferimento,
pigliamo sempre corpi che abbiano lo stesso numero di molecole, quindi pigliamo una mole, cioè un corpo fatto da un numero di Avogadro 6 seguito da 23 6 di molecole. Benissimo, allora abbiamo quindi i calori specifici molari. Altra notazione, io parlo di calori e non di energie, perché voi sapete che nel momento dello scambio l'energia può assumere due forme, o il lavoro o il calore. In sintesi, qual è la differenza? Il calore è l'energia che viene data molecola a molecola. Il lavoro è l'energia che viene data all'insieme di molecole in blocco. Faccio un paragone. Supponete che invece l'energia si tratti di denaro. Allora, il lavoro sarebbe il denaro che, per esempio, la Germania trasferisce all'Italia facendo un bonifico dalla banca tedesca alla banca italiana. Invece il calore sarebbero le banconote che un aereo che sorvola all'Italia lancia a manate sul territorio italiano, e quindi queste banconote calano e le persone se ne prendono ognuno un certo numero. Ecco, questo sarebbe la differenza. Quindi il calore è l'energia che viene presa dalle molecole singole, mentre il lavoro è l'energia che va. Allora, cos'è la temperatura? La temperatura è la misura del grado di agitazione delle molecole, cioè è il valore medio dell'energia cinetica delle singole molecole. Quindi questa si agita e si fa la temperatura. C'è una scala assoluta che parte da 1,0 che è quando tutte le molecole stanno ferme. Allora, tutte ferme, energia cinetica 0, temperatura assoluta 0. Per connetterci con i numeri che sappiamo, questo evento, cioè il fatto che tutta la molecola si ferma, capita a 273 gradi centigradi sotto zero. Quindi lo zero della scala assoluta, inventata da Lord Kelvin in inglese, è a 273 gradi sotto zero. Quindi la temperatura assoluta è la temperatura centigrada più 273. Quindi in gradi Kelvin la mia temperatura, che in gradi centigradi è 37 gradi, è 310 gradi Kelvin. Quindi se mi dessero un termometro tarato in gradi Kelvin e non me lo dicessero, io svelerei 310 gradi. Assolutamente. Abbiamo chiarificato un po', probabilmente sono cose che già sapete bene, comunque le ripetizioni fanno sempre bene. Allora, ovviamente, siccome qua la temperatura è una proprietà delle singole molecole, si parla di calore, perché io devo trasformare l'energia in calore affinché le molecole lo ricevano. Quindi, ultima notazione preliminare, poi entriamo in argomento e facciamo vedere la contraddizione oggi. Quando io do energia a un corpo, possono succedere due cose. Una è che varia la temperatura, perché do energia, questa energia in parte o in tutto viene presa dalle molecole che si muovono più velocemente e quindi la temperatura sale, e questo è l'effetto termico del corpo. Però posso determinare con l'energia che fornisco anche cambiamenti strutturali nel corpo, cioè il corpo per esempio era un solido diventa un liquido, oppure rimanendo solido cambia la struttura cristallina. Posso avere cambiamenti strutturali, però si dà il caso che i cambiamenti strutturali non avvengano con continuità, ma avvengano a temperature ben definite. Allora, se io mi metto nell'intervallo di bassa temperatura, che parte da 0 assoluto e arriva alla temperatura a cui accade la prima trasformazione strutturale, in questo intervallo la totalità dell'energia è impiegata per variare. Quindi, in questo intervallo, il calore specifico coincide con l'intera energia. Perché, avendo fatto questo, adesso vediamo cosa succede. Un grado di temperatura corrisponde a una certa variazione dell'energia cinetica del corpo. Cioè, io sto, poniamo, a una temperatura X, vuol dire che l'energia cinetica è un certo valore. Per andare da X a X più 1, devo fare un salto, cioè devo aggiungere una quantità di energia che è ben definita.
Allora vuol dire che quando sono arrivato in questa regione di bassa temperatura dove non c'è impiego per mutamenti strutturali, l'energia che fornisco, che è a un certo ammontare, corrisponde a un incremento di un certo numero di gradi, perché ogni grado corrisponde a una quantità ben precisa di energia. Insomma, per fare un paragone, è come se avessi una scala con i gradini più uguali. L'energia per sormontare ogni gradino è sempre la stessa che il gradino successivo. Da questo cosa discende? Discende quindi una previsione, cioè che i calori specifici dei solidi a bassa temperatura, cioè quando sto nell'interno che a bassa temperatura, quando sto nella regione che vi ho detto, devono essere costanti. Tutti uguali. Questo sembra proprio la razionalità fatta adesso. Che altro potrebbe essere? Se non fosse così, non capiremmo più niente. Io ho questi gradini tutti uguali, quindi l'energia devo fare una cosa. Quindi, legge che sperimentalmente va sotto il nome di legge di Dulong-Erbert, non so se ve l'hanno insegnata, dice i calori specifici dei solidi a bassa temperatura sono costanti. E questa legge discende proprio dai principi fondamentali della fisica. Se non fosse così, sarebbe una grande rivoluzione. Infatti vedremo che non è così. Ci aspettiamo che le cose vanno a finire in tragedia. Allora, bene, allora supponiamo che sia così. Tenete conto che nell'epoca di cui stiamo parlando, cioè a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, la tecnologia esistente allora permetteva di scendere fino a una ventina di gradi Kelvin, cioè fino a 253 gradi sotto. E fino a quella temperatura la legge di Dulong e Petit, cioè questa legge, sembrava ben verificata, quindi accordo tra teoria ed esperienza. Va bene, però a questo punto gli spiriti teorici scoprirono quella contraddizione. Qual? La contraddizione riguarda quel concetto misterioso, che non so se avete studiato o no, che si chiama entropia. Avete studiato l'entropia? Entropia è una parola greca, viene dal greco, che vuol dire rivolgimento interno, cioè la capacità di un corpo di evolvere. L'entropia misura essenzialmente il numero di configurazioni possibili degli atomi che formano un corpo a parità di andamento esterno. La variazione d'entropia tra due stati è misurata dall'integrale, cioè diciamo dalla somma estesa delle quantità di calore scambiate a una certa temperatura diviso la temperatura, se la temperatura assoluta diviso, cioè in termini matematici l'integrale di delta Q diviso T. Bene, applichiamo, allora delta Q viene, la quantità di calore sarà uguale al calore specifico per la variazione di temperatura, quindi sarà C dT. C abbiamo detto è costante e lo mettiamo a fattore 1. Lo tiriamo fuori da qui, ci sta fuori, ci rimane l'integrale del t su t, e qua facciamo il salto, perché nel limite della temperatura che va a zero, e t che va a zero, questo integrale è infinito, capite la disgrazia? Cioè che nel limite della temperatura che tende a zero, l'entropia diventa infinita, se le leggi della fisica classica fossero vere, cioè, siccome lo zero non esiste, in fisica non esistono né zero né infinito, però esistono come limite. Quindi vuol dire che nel limite di bassissime temperature le variazioni di entropia sono grandi, sono colossali. E perché questa è una disgrazia? Perché siccome l'energia necessaria per fare una trasformazione è proporzionale alla variazione di entropia, significa che più cala la temperatura, più neghittoso, diciamo così, diventa il sistema, cioè il sistema diventa sempre più simile all'essere parmenideo, cioè che ci vuole una quantità infinita di energia per fare la più piccola trasformazione, cioè praticamente il mondo diventa immobile, capite la disgrazia? Cioè, e questa è una catastrofe dell'entropia, l'entropia non deve poter diventare infinita. Tenete conto che la temperatura media dell'universo, almeno della parte accessibile a noi dell'universo, è bassa, 2-3 gradi Kelvin, quindi siamo vicini a questa regione. E però l'entropia, come viene sperimentalmente misurata, anche è grande, non
è rimarchevolmente bassa, il che ci conforta, vuol dire che il mondo può divenire, non ha bisogno di colossali quantità di energia per trasformare. Allora vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Cioè, la fisica classica prevede che nel limite di bassa temperatura l'entropia deve diventare infinita. Impossibile, è una tragedia. Allora, il nostro Walter Nernst affronta di petto il problema. Speriamo, vediamo dove sta le cose. E allora, usando i progressi tecnologici a lui accessibili, riuscì a portare la temperatura minima raggiungibile da 20 a 5 gradi Kelvin, cioè aprì quest'altro intervallo da esplorare, esplorò un intervallo di temperatura tra 5 e 20 gradi Kelvin, e cosa fa? Che la legge della costanza dei calori specifici era violata. Non era. E che il calore specifico tendeva a zero, diventava sempre più piccolo man mano che ci si avvicinava allo zero. E scendeva con una legge del tipo T al cubo. Cioè, diciamo che vicino quindi il calore specifico C era uguale a costante moltiplicato T al cubo. Allora, in questo caso la catastrofe della termodinamica non c'era più, ma c'era, perché se ripeto, pigliamo l'espressione di prima, delta Q diviso T, delta Q era costante per T al cubo, costante, mettiamo fuori l'integrale, T al cubo diviso T fa T al quadrato, l'integrale T al quadrato fa T al cubo diviso 3, e questa nel limite T che tende a 0 da 0. Magnifico. È proprio quello che doveva essere, cioè le differenze di temperatura di entropia vanno a zero al tendere tutti a zero. Ah, respiro di sollievo. Non c'è la catastrofe dell'entropia, il mondo può esistere. Meno male, insomma, avevamo forti dubbi che ho fatto. E però a questo punto la disgrazia che fino a quel momento affliggeva i termodinamici ripiomba sui meccanici. Perché dice, e che vuol dire che il calore specifico non è costante e va a zero con la temperatura? È un'incongruenza. Vuol dire che io ho una scala fatta di gradini tutti uguali. Soltanto che l'energia per superare il primo gradino è praticamente zero. L'energia per superare il secondo è un po' di più. E così via. Ma i gradini sono tutti uguali. Perché ho bisogno di energie diverse per far passare da 0 a 1, da 1 a 2, da 2 a 3, e così via. D'altra parte, il salto, cioè il fabbisogno, è sempre lo stesso, cioè il salto di temperatura di un grado corrisponde a una variazione dell'energia cinetica delle molecole che formano quel corpo ben definita. Perché io, per provocare questo salto dall'esterno, devo fornire un'energia che è più bassa? Cioè, il resto chi ce l'ha? La conclusione di Nernst, qua qualcuno deve fare contrabbando di energia, evidentemente, nelle due cose. Eppure chi fa contrabbando di energia? Noi fisici, ma o chimici che siano, teniamo tutto sotto controllo. Immaginate, il corpo di cui devo misurare il calore specifico, lo mettiamo in una scatola adiabatica, come si dice in greco, cioè chiusa che non lascia passare niente. Né materia né energia, tranne una finestrella dove passa tutta l'energia che deve passare. Io sto di guardia vicino alla finestrella, verifico con la precisione di un ragioniere tutti i passaggi di energia, i flussi di energia che passano lì. Chi, non solo, ma di ogni flusso di energia chi è in mano. C'ho sotto controllo tutti i corpi circostanti. Questo gli dà tanta energia, questo gli dà tanto. Tiro le somme e non torno. Fatemi fare una metafora. Supponete che la guardia di finanza arriva nello studio di un professionista e chiede di vedere i conti degli ultimi 5 anni. Entrata e uscita. E che cosa aveva trovato? Trova che negli ultimi 5 anni il livello di vita del nostro professionista è rimasto stabile. Cioè, le spese erano costanti, sempre le stesse negli ultimi 5 anni. I guadagni invece erano sempre di meno. Lui che cosa vi aspettate che dica l'ufficiale della finanza che è venuto a fare il controllo? Signor mio, qua ci sono evidentemente delle entrate in nero. E fu la stessa
conclusione di Walter Mertens, che disse che in natura c'è qualcuno che fa pagamenti energetici in nero. E chi può essere? Troviamo il contrabbandiere. Chi è il contrabbandiere che in questo caso rifornisce clandestinamente suffornisce energia al nostro corpo? Tutti gli altri corpi che stanno nelle vicinanze e che ragionevolmente possono dare energia sono sotto controllo, vengono controllati, abbiamo tirato la somma intorno. Chi è? Con grande audacia intellettuale, imitando Ulisse e l'Odissea, Walter Mertens concluse: è il vuoto. Il vuoto è il nulla. E il vuoto chi è? Il nulla. Beh, c'era un filosofo medievale che disse: il nulla, nella misura in cui se ne parla, c'è qualcosa. Quindi vuol dire che il vuoto non è il nulla. Cioè è un agente fisico pure lui. Ma è un agente fisico non materiale. Ma non è analisi, non è fatto di atomi, non è un pezzo di materia come noi siamo abituati a considerare. Vuol dire che il mondo è fatto così. No. Capiamo meglio. Come possiamo capire cos'è il vuoto? A questo punto, l'unica cosa che potete dire ai suoi tempi, Walter Mertens, vuol dire: io a queste domande non so rispondere, che volete da me? Io sono un povero professore, che volete da me? Quello che vi posso dire è che la natura funziona così. Che vi piacciono ma questa ha delle conseguenze grandissime sulla concezione della fisica, perché vuol dire che allora non è vero che è possibile isolare i corpi. Perché? Perché c'è sempre questo vuoto in mezzo che può dare energia in ogni momento. Quindi nessun corpo è in principio isolato. Allora i principi di conservazione sono messi in crisi. Perché? Perché un corpo a un certo punto riceve un'iniezione di energia dal vuoto e lui fa un salto. Da dove viene l'energia di questo salto? Se io non trovo il colpevole in maniera da controllare tutte le vicende fisiche, devo dire, è vuoto. È un salto quantico. Vabbè. La cosa è turba, infatti. Capite perché la fisica quantistica è stata una rivoluzione. Una rivoluzione che ancora tende di essere pienamente capita. Comunque, per sistemare un po' logicamente la cosa, dando un aspetto ragionevole, venne introdotta la concezione di fluttuazione quantistica, che corrisponde a questo, riprendendo un concetto della filosofia greca di Epicuro. Vuol dire che i corpi non sono inerti. Non essendo inerti, possono fluttuare, sono soggetti a fluttuazione. Il mio defunto amico Giuliano Preparata usava a dire che l'oggetto classico è come un montanaro sobrio, quindi che non fluttua per niente, quindi può camminare proprio su un filo, una cencia di vetta, senza sbandare né a destra né a sinistra. Invece l'oggetto quantistico è lo stesso montanaro che ha bevuto un litro di grappa, cioè che cammina fluttuando. Quindi ogni volta che incontra un buco ci cade dentro. Quindi questo è importante, perché vuol dire che mentre un sistema classico non necessariamente va al minimo di energia, ci va solo se ci cade dentro, un sistema quantistico sicuramente, basta aspettare un po' di tempo, va al minimo di energia, perché siccome sbanda, fluttua, trova sicuramente il modo di andare nel più basso livello possibile. Ecco, allora il fatto di avere queste fluttuazioni apre la strada a due cose. Uno, al fatto che i corpi non sono più isolabili, quindi che esista, ponte le fluttuazioni quantistiche del vuoto, la possibilità di interconnessione tra tutti i corpi esistenti nell'universo. Ed è un'interconnessione non mediata da forza, cioè la interconnessione mediata da forza certamente esiste, ma in più esiste anche questo, cioè il fatto che ponte le fluttuazioni quantistiche i corpi si possono connettere tra di loro, prima cosa. Seconda cosa, è possibile concepire l'evoluzione spontanea della materia, cioè la materia può, non è necessariamente inerte, ma può avere un'attività. E questo apre
la strada a una comprensione scientifica della biologia. Perché se ci pensate, la presenza nella natura di esseri viventi è un importante limite alla fisica classica. Perché? Pigliamo un esempio, prendiamo un'automobile col serbatoio quasi vuoto e un gatto che non ha mangiato da vari giorni. Entrambi hanno un minimo di energia. Però, mentre il gatto è capace di usare quelle ultime gocce di energia che gli sono rimaste dall'ultimo pasto che ha fatto per strisciare e cercare cibo, l'automobile non impiega le ultime gocce di benzina che c'ha nel serbatoio per cercare il più vicino distributore per fare il pieno. Per fare questo deve esserci spinta o guidata. Quindi vuol dire che l'automobile è un oggetto passivo, il gatto è un oggetto attivo. E come si capisce l'attività? Cioè, se ogni movimento richiede una forza dall'esterno, e se questa forza non si vede, perché il gatto si muove alla ricerca del cibo sotto una spinta interna, dobbiamo trovare una fisica capace di spiegare i comportamenti spontanei della materia, cosa che la fisica classica non può assolutamente fare. Quindi, a onta del razionalismo dei suoi sostenitori, iniziatori, la fisica classica richiede necessariamente la presenza del Padre Eterno. Perché? Quindi si può dire in questo senso che il Papa e Piero Angela lottano insieme. Perché? È perché siccome i corpi non si muovono da soli, eppure noi sperimentiamo che si muovono, vuol dire che c'è qualcuno che li fa muovere. È così semplice. Eppure non è così. Se non è così, vuol dire che dobbiamo accettare la possibilità che i corpi si muovano da soli. Cioè che sia impossibile separare la materia dal movimento. Cioè che il movimento è una proprietà intrinseca della materia e quindi non si può concepire il concetto di corpo inerte. Non posso svuotare la materia della sua capacità di movimento. E con questo ho esaurito, forse ho preso più di 10 minuti, ma ho finito il corso di fisica quantistica. Cos'è la fisica quantistica? Adesso, all'inizio, io dicevo, non si capisce cos'è. Facciamo un passo avanti di un certo numero di decenni e arriviamo al secolo appresso, cioè a cavallo tra il 2000, tra il XX e il XXI secolo. Dopo un secolo, dall'inizio della fisica quantistica, si fa un passo avanti e si scopre, si ha una idea più chiara di cosa è il vuoto e di cosa siano le fluttuazioni quantistiche. E l'idea nasce così, nasce dalla matematica. Però il pensiero matematico si può rendere anche senza le formule. Allora, c'è un'osservazione da fare in natura. Il fatto che ci siano le fluttuazioni quantistiche noi lo deduciamo dalla termodinamica, perché sennò l'entropia diventerebbe infinita. Però in effetti non è una proprietà che possiamo verificare con i nostri occhi. Se noi ci guardiamo l'un l'altro, meno fluttuiamo, tranne che non ci sia una buona ragione per fluttuare, tipo la bevuta della grappa, ma se io osservo degli oggetti che non sono sottomessi a forze, questi non fluttuano, cioè no, io non li vedo fluttuare, eppure debbono fluttuare, perché se non fluttuassero l'entropia diventerebbe infinita. Come si esce da questa difficoltà? Allora, partiamo così, andiamo gradino per gradino, inseriamo tra i postulati della nostra teoria il fatto che le fluttuazioni quantistiche, anche se esistono, non si debbono poter vedere. Questa impossibilità che noi accettiamo dall'evidenza sperimentale e che a questo livello non giustifichiamo, la comprenderemo alla fine, l'origine. Dobbiamo andare gradino per gradino. Purtroppo quello che vi sto per dire è patrimonio solo dei matematici, quali parlano difficile, quindi non si fanno capire. Perché dobbiamo parlare e esprimere un concetto matematico, però non in matematichese. Allora, questo sicuramente non vi è stato detto nella fisica, perché appartiene alla fisica matematica difficile, che è possibile definire una formula, una funzione matematica che si chiama Lagrangiana, dal nome di Lagrange, inventata,
che con opportune manipolazioni, da cui con opportune manipolazioni matematiche si deducono le equazioni del moto, quali di esse siano. Allora, diciamo che tutte le proprietà del sistema fisico sono scritte dentro la struttura matematica della Lagrangiana. Adesso, se io voglio che le fluttuazioni quantistiche non si vedano, allora devo dire che la Lagrangiana non deve cambiare se io faccio delle fluttuazioni. E questa proprietà la chiamerò, termine di gergo matematico, invarianza, cioè che non cambia, invarianza della Lagrangiana sotto trasformazioni locali, locali punto per punto, di fase. Che è la fase? La fase è un termine noto agli elettrotecnici, la fase è il ritmo di oscillazione. Cioè se io ho qualcosa che oscilla, l'andamento nel tempo dell'oscillazione è descritto da questa funzione che si chiama fase, che vuol dire che faccia il dito che indica il grafico della fase. Questa è la fase. Allora, se io cambio arbitrariamente la fase, appunto, la Lagrangiana non se ne deve accorgere. E così si giustifica i fatti sperimentali. Allora dice, che proprietà matematiche debba attribuire alla Lagrangiana affinché questo requisito sia verificato? Allora, vi dico subito qual è il risultato finale, e risparmiando di più, però vi motivi tutti il procedimento. La scoperta, che è dovuta al matematico svizzero, questo matematico svizzero trova la soluzione, e la soluzione è la seguente, in sostanza, che questa invarianza si raggiunge se io introduco, oltre al campo di materia, cioè la distribuzione nello spazio e nel tempo della materia, un altro campo che deve avere delle proprietà particolari, cioè deve essere invariante sotto una particolare trasformazione, congegnata in modo tale che le due variazioni si compensano l'una. In parole povere, che vuol dire? In parole povere vuol dire questo, che questo campo misterioso, che nel gergo matematico si chiama campo di Gage, Gage è una parola inglese che vuol dire calibro, non sto a capire perché questo è connesso con gli azigogoli della matematica, c'è tanto il tempo, si chiama campo di Gage e le teorie corrispondenti si chiamano teorie di Gage. Questo campo di Gage che esiste ha delle proprietà matematiche tali che se le sviluppo le equazioni del moto che deduco dalla Lagrangiana, sapete quali sono? Sono quelle di Maxwell del campo elettromagnetico. Cioè, in questo modo, con questo geniale colpo di scena, Weil scoprì perché deve esistere l'elettromagnetismo in natura. Esiste per rendere non osservabili le fluttuazioni quantistiche. E così si vede. Allora, qual è la visione che emerge? Che un corpo oscilla, lasciamo perdere se forzato o non forzato, non ci interessa questo aspetto. Nel momento in cui oscilla, c'è questa grandezza fisica, che è il potenziale elettromagnetico, che istantaneamente trasferisce l'oscillazione e la diluisce in tutto l'universo. Ecco perché è così. Perché nel momento in cui il povero corpo comincia a oscillare, questa sua oscillazione viene comunicata a tutto l'universo, a tutti gli altri corpi che esistono al mondo. Per cui non resta isolata nel corpo, ecco perché è così. Non solo, ma viene diffusa, diluita a velocità infinita, vuoi dire velocità infinita, ma non ci hanno insegnato Einstein, non ci ha insegnato che la massima velocità possibile è quella della luce. Sì, se chi viaggia è l'energia, cioè l'energia non può viaggiare nello spazio più veloce della luce, ma qua non è l'energia che viaggia, è la fase, e tutti gli ingegneri elettrotecnici sanno che la velocità di fase può essere benissimo maggiore della velocità della luce. Cioè la fase, per farvi capire cos'è l'energia e cos'è la fase, che sono due cose, vi porto alla metafora. Vedete una grande orchestra. In questa grande orchestra c'è stato un gran numero di orchestrali, ognuno col suo strumento. Allora, ognuno suona il suo strumento nei modi appropriati, il tamburo, la tromba, il violino, eccetera, e quindi applica dell'energia. Quindi la
la struttura dell'orchestrale è una struttura energetica, ognuno ci deve dare dentro questo strumento per far uscire il suono e quindi butta fuori dell'energia, esce un sacco di energia. E qual è il prodotto di tutto questo? È piano la musica, è un rumore perché ogni strumento emette il suo suono in un modo non correlato con gli altri e quindi si produce un rumore con un grande consumo di energia. Cos'è che trasforma adesso il rumore in musica? L'intervento di un nuovo soggetto, che è il direttore d'orchestra, il quale mette in fase, e mettere in fase significa che quando uno emette un suono in un modo, l'altro lo deve mettere in un modo correlato. E quindi il risultato è che esce una musica. Che cosa dà il direttore d'orchestra all'orchestra per produrre questo risultato? Dà dell'energia? No. Il direttore d'orchestra non dà nessuna energia all'orchestra. L'energia che impiega la usa per sé, per tracciarsi, eccetera, ma non comunica, questa energia non è comunicata agli orchestrali. Agli orchestrali cosa viene comunicato? Un ritmo, cioè la fase. Avete capito quindi cosa è la fase? È quella cosa che trasforma un rumore in musica. Allora, la fase può viaggiare a velocità maggiore della velocità della luce. Cioè il limite non è violato, perché il limite si applica a trasferimenti di energia, non di fase. L'energia qua deve... Nel processo messo in moto dal direttore d'orchestra, l'energia è quella che sta già lì, non deve viaggiare, è quella degli orchestrali già pronti. Quella è l'energia. Lui non dà nessuna energia in più, lui semplicemente dà la fase e la fase può viaggiare a velocità infinita. Siccome le fluttuazioni quantistiche sono fluttuazioni di fase, perché l'energia coinvolta è l'energia disponibile localmente, che non viaggia, quindi, allora. Vediamo perché le fluttuazioni quantistiche non si chiamano. Perché nel momento in cui qualcosa fluttua nell'universo, questa fluttuazione, vista come variazione di fase, è trasmessa a velocità infinita dappertutto e quindi diventa localmente non osservabile. Però diventa lo strumento per la connessione, per l'unità dell'universo, per la connessione non fondata sulla forza. La forza richiede trasmissione di energia. Le forze esistono naturalmente e con l'energia esiste, però c'è questa cosa sottostante, a monte, più profonda, che gli oggetti hanno una prima connessione, una connessione attraverso la fase, e quindi ecco perché all'improvviso io vedo fluttuare, cioè non vedo, cioè un atomo che fluttua, perché magari c'era un altro atomo nella costellazione di Andromeda che ha fatto qualcosa, questo qualcosa è stato comunicato dal potenziale elettromagnetico e arriva qua sulla Terra e fa fluttuare l'oggetto. Ovviamente io non posso prevederlo, chi va a controllare cosa succede sulla costellazione di Andromeda? E allora a me appare come un principio di indeterminazione. Capito? Ecco la visione della fisica quantistica che appare come sostanzialmente una teoria che ci dice che non è possibile costruire una visione coerente della materia in modo, come dire, locale, cioè sommando pezzettino a pezzettino come si fa con il Lego, no? Cioè questa visione della visione atomistica è una visione inconsistente. Cioè se non viene immersa in una teoria che assicura l'unità dell'universo diventa una visione, diciamo, inconsistente. E adesso avviciniamoci alle cose che ci interessano, cioè ai processi di Pauli. Questa è soltanto una lunghissima introduzione, ma giusto per far vedere che partiamo. Un ultimo fatto, prima di passare al nostro argomento, preso dall'evidenza sperimentale in materia biologica. Cioè, uno si aspetta, qual è la visione convenzionale corrente della biologia? L'essere vivente come un aggregato di molecole di varia natura, aggregate e tenute insieme dalle forze chimiche, quindi la forza. E queste stanno insieme. D'altra parte io so anche che l'organismo vivente è un organismo molto correlato, in cui le varie parti si correlano tra di loro. Beh, per correlarsi devono esercitare delle forze. E queste forze implicano un consumo di energia.
Quindi alla fine si deduce che per avere un sistema complesso, molto correlato, io debba avere una bolletta energetica colossale. È il caso nostro? No. Perché noi non consumiamo tutto sommato molta energia. Se noi ci consideriamo questo un motore, siamo un motore tra i 100 e i 200 watt, che non è un gran motore. Cioè il nostro consumo energetico è dai 100 ai 200 joule per secondo, cioè un'unità di potenza del watt, un joule al secondo. Quindi noi siamo un motore tra i 100 e i 200 watt, è un motore, non è. Il nostro consumo energetico è rimarchevolmente basso. E com'è che facciamo tutte le cose che facciamo con questo consumo basso? Vediamolo in un caso particolare, il cervello. Il cervello umano consuma circa il 20% dell'energia totale del corpo, quindi diciamo è un motore sui 20 watt. Quindi, quante operazioni, secondo i neuroscienziati, io prendo per buono, fa il cervello? Circa 2 per 10 alla 15, cioè 2 seguite da 15, 0 operazioni al secondo. E per fare tutto questo mi serve un computer. Paragoniamo un computer, che è un oggetto tecnologico costruito sui principi della fisica classica, quindi fatto di parti che si parlano tra di loro con scambi di energia, e che è la cosa che secondo un certo insieme di pensatori dovrebbe essere un modello per il cervello. Beh, vediamo se è vero. Pigliamo i più grossi computer che esistono, piglio proprio il più grosso di tutti, quello che è stato entrato in funzione in Cina un anno fa e che ha superato quello dell'IBM, che era il più grande. Pigliamo uno comunque dei due, tanto sono simili. Questi fanno un numero di operazioni circa 30 volte superiore al cervello umano, quindi sono 6 seguita da 16 zeri, operazioni al secondo. Per fare questo, quanta energia consuma? 10 milioni di watt, 10 megawatt. Cacchio, beh, è ragionevole, consumano tante energie, sono fatti di parti che devono comunicare tra di loro e ogni comunicazione costa energia, naturalmente. Diciamo in un modo più che colpisce di più. Con un joule di energia, il computer fa 10 milioni di operazioni, cioè 10 alla 7 operazioni. Il cervello umano ne fa 10 alla 14, cioè ne fa 10 milioni di volte di più. Capite? Quindi cioè, la natura biologica è un modello di risparmio energetico. Se noi riuscissimo a imparare la tecnologia che usa la biologia, la vita, è altro che il problema energetico non esisterebbe più. Perché esiste il problema energetico? Perché noi non sappiamo costruire oggetti che si fasano tra di loro. Cioè, gli oggetti sono un assemblaggio di parti, ognuna delle quali interagisce con le altre attraverso la forza. E la forza costa energia. Ecco il prezzo che si paga col mito della forza. Quindi questo ci dice che l'essere vivente non è fondamentalmente fondato sull'uso della forza, ma è fondato sull'uso della fluttuazione. Cioè l'essere vivente è un sistema che funziona perché le sue varie parti sono capaci di sintonizzare tra di loro le fluttuazioni quanto possibile, che essendo prodotte dal vuoto non costano niente. Ecco, è il punto importante. Ancora un'ultima cosa, funzionamento di un essere vivente è una violazione, se fosse, questo solo se fosse vera la fisica classica, sarebbe una violazione clamorosa del secondo principio della termodinamica. Perché? Perché il secondo principio della termodinamica ci dice che il rendimento di una macchina termica, questo è il teorema di Carnot, non può essere più grande del rapporto tra la massima variazione di temperatura che avviene all'interno del sistema, delta T, e la temperatura assoluta a cui l'energia viene prelevata, quindi delta T di sottile. Allora, prendiamo il caso di un essere vivente. A che temperatura sta l'essere vivente? A 310 Kelvin. Quindi, il denominatore è 310. Quanta è la massima variazione di temperatura all'interno del nostro corpo? Qualche grado.
risultato, il rendimento di un essere umano, o vivente in generale, come macchina termica non può eccedere l'1%. Cioè, come macchina termica, se no facciamo schifo, è una cosa inefficiente al massimo. Ma è vero questo? Assolutamente no. Noi energeticamente siamo efficientissimi. Sulla base dei dati della bioelettrochimica, il rendimento dei, per esempio, delle reazioni di membrana è tra il 60 e il 70%, cioè un rendimento molto alto. Ma allora è violata la seconda legge della termodinamica? No, non è violata. Perché non è violata? Non è violata perché l'energia non fluisce nel nostro corpo come calore, cioè noi non siamo una macchina termica. Ma che vuol dire che non siamo una macchina termica? Vuol dire che l'energia nel nostro corpo non appartiene alle singole molecole, ma è gestita collettivamente. Cioè appare tutta in forma di lavoro, non di calore. Il teorema di Carnot non si applica e quindi il secondo principio della termodinamica non è violato affatto. Però cosa è falsificato? La concezione, purtroppo cara ai biologi molecolari, che l'essere vivente è un insieme di molecole tenute insieme da forze. Questo non è vero. Perché se fosse vero sarebbe violato, allora sì, sarebbe violato il secondo principio. Vabbè, avendo fatto questa introduzione in cui mettiamo sulla base dell'osservazione un certo numero di paletti, e vediamo, ma allora come il diavolo funziona? Scusate l'espressione, come diavolo funziona questo essere vivente? Allora qual è il modo giusto di vederlo? Per adesso abbiamo solo demolito, però come si spiega il fatto che l'essere vivente funziona? Dobbiamo ammettere che l'essere vivente realizza una possibilità preconizzata da Ernst, che però era incapace, per la carenza dei concetti teorici ai suoi tempi, di dare un esempio. Cioè che le fluttuazioni quantistiche dei vari componenti si sintonizzassero tra di loro. Dopodiché le fluttuazioni quantistiche singole delle varie molecole, che sono in principio piccole, tranne per esempio a bassissima temperatura per accorgersene, sintonizzandosi insieme danno loro una fluttuazione grande, e questa fluttuazione grande è non una forza, è quella che guida il funzionamento dell'essere. E come accade questo? Voltiamo pagina. Adesso finalmente entriamo in argomento. Allora, gli atomi, e quindi anche le molecole che sono gruppi di atomi, sono insieme di particelle cariche, i neutroni e gli elettroni. Quindi gli atomi interagiscono col campo elettromagnetico, che stanno i nuclei e gli elettroni. Quindi le oscillazioni degli atomi producono campi elettromagnetici e viceversa i campi elettromagnetici producono il movimento degli atomi. Va bene. Allora, prendiamo quanto è grande un atomo? Iniziamo a fare considerazioni. Diciamo, un atomo più o meno ha una dimensione dell'ordine di grandezza di qualche angstrom. L'angstrom è un 100 milionesimo di centimetro, 10 a meno 8 centimetri. Quindi, un atomo in media è grande qualche angstrom. Le transizioni che avete, l'atomo ha una certa struttura, il nucleo, la nuvola elettronica, e questi possono esistere in svariate configurazioni. Cioè gli elettroni, i nuclei si possono mettere in diverse configurazioni e la differenza energetica tra le varie configurazioni è dell'ordine di alcuni electron volt. L'electron volt è l'energia che un elettrone assume sotto la differenza di potenziale di un volt. Quindi è l'unità di misura. Tipicamente i salti tra le varie, quindi le differenze di energia tra le varie configurazioni sono dell'ordine della decina di electron volt, un po' di più, un po' di meno, secondo gli altri. Ecco, questa è l'unità. Allora uno potrebbe ragionare così. Siccome noi sappiamo che tutto fluttua, in particolare anche il campo elettromagnetico del vuoto, cioè il vuoto, che cosa viene, che concetto viene assumere in questa situazione? Diventa lo stato di minima energia dell'universo, cioè il vuoto è quando ci stanno solo le fluttuazioni quantistiche e basta, e le forze no, ok?
solo le fluttuazioni quantistiche. Quindi il vuoto diventa l'insieme di tutte le fluttuazioni da chiunque faccia. Questo diventa il vuoto. Allora, tra queste fluttuazioni ci sarà anche quella che corrisponde al salto in un atomo da una configurazione all'altra, cioè la fluttuazione. Quindi questo avverrà attraverso la fluttuazione del campo elettromagnetico e il parole povere, dato che il campo elettromagnetico è quantizzato, corrisponde al fatto che un fotone appare dal vuoto, esce fuori dal vuoto all'improvviso, viene preso da un atomo, il quale si eccita. Dopo un po', dopo un tempo di ritardo fissato dalla fisica atomica, si disecita, risputa fuori il fotone, il quale se ne va per i fatti suoi e sparisce, oppure va ad eccitare un secondo atomo. E così. Quale di queste due possibilità si realizza? Beh, dipende dalle densità di disposizione, cioè da quanti atomi ci stanno, quanto stanno vicini, eccetera. Allora facciamo una considerazione. Un fotone di una decina di elettroni, quanto è grande? È grande quanto la lunghezza d'onda. E quant'è la lunghezza d'onda di un fotone di 10 elettroni? Risposta, dell'ordine di 1000 angstrom. Cioè, e qua abbiamo una bella incongruenza, che però è preziosa. Cioè, un fotone capace di generare una trasformazione dentro un atomo, cioè dentro un oggetto grande di un angstrom, è 1000 volte più grande dell'oggetto medesimo. Cioè, come se io per lavorare su una sedia usassi uno strumento grande la metà di questa stanza. Allora che vuol dire? Vuol dire che se io ho non quell'atomo isolato nello spazio vuoto e nient'altro, ma ho un gas che abbia una certa densità, per esempio il vapor d'acqua a 100 gradi e un'atmosfera, cioè al punto di ebollizione, contiene 2 in 10 a 19 molecole per centimetro cubo, cioè 2 seguite a 19 a 0. Cioè in parole povere, è la distanza media tra due molecole è 36 angstrom. Adesso, se io prendo un fotone che è grande 1000 angstrom, e quello non coinvolge soltanto un atomo, ne coinvolge tanti. Cioè capite quindi che già questo mismatch, questa differenza di scala, che è dovuta ai valori numerici delle costanti fisiche, cioè questo fatto che i fotoni sono molto più grandi degli atomi, è quello che consente la collettivizzazione. Cioè un unico fotone che include dentro di sé alla densità del vapore d'acqua, non una, ma 20.000 molecole. Cioè 20.000 molecole si trovano in presenza dello stesso fotone, che interagisce simultaneamente con 20.000 molecole, capite? Cioè il fotone si trova nella situazione del sultano del fuoco, ha un mare di possibilità di scelta. Allora che cosa fa? Beh, dato che, come analogamente al sultano, il fotone può interagire con un atomo alla volta, non con tutte 20.000 insieme, però lui copre 20.000 molecole. Allora che succede? Succede che interagisce con un atomo, lo eccita, quello poi si disecita, e però il fotone sta lì, quindi c'ha altri 20.000 meno 1 molecole, la probabilità che lui ne ecciti un'altra è altissima. Facciamo una semplice formula, chiamiamo P la probabilità insegnata dalla fisica quantistica che un fotone esca dal vuoto e attivi. Se nel volume occupato al fotone ci sono n atomi, qual è la probabilità che quel fotone attivi almeno un atomo? P moltiplicato n. N moltiplichiamo e dividiamo per il volume, che è il lambda al cubo. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la probabilità che quel fotone uscito dal vuoto attivi almeno un atomo è P per lambda al cubo per la densità. Capite subito che se io faccio crescere la densità, questo numero può diventare 1. E quando diventa 1 non è più una probabilità, è la certezza. Cioè vuol dire che esiste sempre una soglia di densità
superata la quale il fotone uscito dal vuoto resta intrappolato nell'insieme di atomi e non esce. Succede come nel gioco del flipper. Lui ha lanciato la pallina entra nel labirinto e da là, se voi siete bravi, non esce più, perché rimbalza. Quindi questo fotone uscito dal vuoto, che pensava così di farsi una passeggiata nel mondo reale e poi si ripiombava nel vuoto, viene catturato da questi insieme di atomi che se lo rimbalzano l'un l'altro, e lui passerà il suo tempo a eccitare questi atomi. Siccome il vuoto produce continuamente fotoni, in un tempo breve ogni atomo avrà il suo fotone privato che lo fa oscillare. E quindi con questo, dato che i fotoni sono tutti uguali, hanno tutti quella fase, quella cosa, succede che gli atomi, in conseguenza di questo processo, si muovono non più in modo plastico, ma come se fossero un balletto. Cioè, si muovono in fase. Cioè, anziché essere una folla, come era all'inizio, diventano un corpo di ballo. Io ho cercato di darvi un'intuizione di quello che è un teorema della teoria quantistica dei campi, che può essere dimostrato rigorosamente con una matematica sofisticata, però come vedete non c'è matematica sofisticata che non possa essere raccontata con parole semplici. E il risultato qual è? Allora, il risultato detto in matematichese è il seguente. Dato un insieme di un gran numero n di molecole, di atomi, diciamo di unità microscopiche accoppiate al campo elettromagnetico, cioè capaci di assorbire e accedere fotoni. Quando la densità supera una soglia, e poi vedremo c'è un altro limite sulla temperatura che lo capiremo subito, ma diciamo, quando la densità eccede una soglia, il sistema spontaneamente si trasforma da un sistema di particelle indipendenti, entra in uno stato che nel gergo si chiama coerente. Coerente vuol dire che tutte le particelle si muovono come in un balletto, in fase, cioè in cui tutte le molecole oscillano tra quelle loro due configurazioni interne in presenza di un campo elettromagnetico non nullo, intrappolato però al loro interno, c'è cioè un campo elettromagnetico che non può essere irraggiato fuori, quindi non si vede, è chiuso lì, non può essere irraggiato fuori. E questo campo elettromagnetico tiene le molecole in oscillazione sincrona. Adesso, che succede se da fuori arriva una molecola che non sapeva niente di tutto questo processo, arriva, spara, urta, le molecole, che succede? Succede che alcuni danzatori perdono il passo. Quello che succede se c'è un'orchestrina per la strada, un certo numero di passanti comincia a danzare, arriva uno frettoloso da fuori, urta i danzatori e quelli temporaneamente perdono il passo, perdono il ritmo, dovranno poter recuperarlo. Benissimo, allora questo vuol dire che perché questo stato coerente si possa determinare è necessario anche che la temperatura sia al di sotto di un certo valore critico. Cioè se la temperatura è troppo elevata, questo processo di messa in fase che avveniva grazie all'elettromagnetismo viene distrutto dal processo termodinamico della collisione che spazza via tutti i tentativi di danza, le velleità di danza dei partecipanti. Quindi le condizioni sono due. Una, che la densità deve eccedere una soglia, e l'altro, che la temperatura deve stare al di sotto di una certa soglia. Bene, se ci pensate, questo teorema spiega completamente le transizioni di fase, cioè i passaggi, per esempio, dal gas al liquido che si osservano in natura. Prima di descrivere questo, devo aggiungere ancora una cosa. Cioè, la cosa che devo aggiungere è questa, che nel processo di coerenza, cioè quando passo dalla folla al corpo di ballo, si ha un risparmio di energia. Perché? Perché prima le molecole si muovevano in tutti i modi possibili, adesso invece si muovono solo nei modi risonanti con il campo elettromagnetico. Quindi un certo numero di moti, tra virgolette, inutili sono soppressi. Quindi c'è un risparmio energetico. Cioè l'energia
dello stato coerente è più bassa dell'energia del corrispondente insieme non coerente. Questo permette di non violare la termodinamica, perché nel momento in cui io ho un sistema coerente, il sistema diminuisce il numero dei suoi gradi di libertà, cioè tutta l'energia viene eliminata da tutti i gradi di libertà che c'erano prima e concentrata su alcuni, il che vuol dire che l'entropia cala. Però io so dalla termodinamica che l'entropia in un sistema isolato non può diminuire. E allora se diminuisce vuol dire che il sistema non è isolato, cioè vuol dire che il sistema deve cedere energia. Se fa questo, il secondo principio della termodinamica è sano. Cioè, allora vuol dire che è necessario che nel processo della coerenza il sistema abbia la possibilità di cedere energia allo schermo. Se fa questo, fa tutto a posto. Quindi il sistema coerente è più stabile della temperatura del corrispondente sistema non coerente. Perché per diventare non coerente di nuovo, gli devo ridare l'energia che lui ha emesso, che nel gergo tecnico si chiama energy gap, cioè l'energia mancante. Ecco, allora il quadro va adesso delineato. Allora, se questa teoria si applica a tutte le specie marine e in particolare anche all'acqua, allora cosa succede? Succede che se prendo un certo numero di molecole d'acqua, allora vi descrivo la transizione di fase. Partiamo ad alta temperatura, allora vuol dire che le condizioni termiche sono così violente che ogni velleità di aggregazione viene spazzata via da niente e il sistema rimane un gas. La parola gas è la contrazione della parola greca caos, vuol dire un insieme caotico di molecole. La parola è coniata da un alchimista olandese, Van Helmont, nel 600. L'inventore della parola gas, che vuol dire un insieme caotico di molecole. Benissimo, abbassiamo la temperatura, ancora gas, siamo a 300 gradi, è un gas, andiamo a 200, quindi abbassando la temperatura la densità cresce, sempre gas, 150, sempre gas, 120, sempre gas, sempre un po' più denso, ma gas, 102, sempre superare la pressione, sempre un'atmosfera, 102, gas, 101, gas, 100,6, gas, 0,5, gas, 0,1, gas, 100,0, il liquido. È una transizione discontinua che non avviene con gradualità, cioè non è che voi a 120 cominciate a vedere qualche gocciolina, poi dire, no, no, gas, 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 poi, cioè, c'è una discontinuità, proprio, capite? È proprio un fatto nuovo, improvviso. È una discontinuità grossa perché nel gas a 100 gradi la distanza tra due molecole è 36 angstrom, nel liquido 3 angstrom, cioè la densità cresce tutta in un botto di un fattore 1600, che sarebbe 12 alla 1. E come è possibile questo? Chiaramente non possono essere le forze chimiche le responsabili di questo, perché il raggio d'azione delle forze chimiche è dell'ordine di un diametro molecolare, qualche angstrom. Nel vapore le molecole sono lontane 36 angstrom tra di loro. Uno potrebbe pensare a un modello evolutivo di questo tipo, che man mano che la temperatura cala, gli urti sono meno violenti, quindi se le molecole si suppongono che hanno dei gancetti che corrispondono alle forze chimiche, emergono la superficie, dopo un urto restano agganciate, se gli urti successivi non sono molto violenti continuano a rimanere agganciate. Allora voi potete avere la transizione, poniamo a 300 gradi le molecole sono isolate, sono tutte monomere, poi calando la temperatura un po' ne rimangono agganciate, quindi avete i dimeri, poi avete i trimeri, poi avete i pentameri, e così calando arrivate alla povera opera, ma noi non vogliamo calare di povera opera questa agganciata. Cioè, non è una visione ragionevole questa? Sì, potrà essere anche ragionevole, però fortunatamente è falsa. Perché? Perché se io considero i dati della spettroscopia, che è quella scienza che studia le frequenze delle emissioni elettromagnetiche,